Allora, oggi voglio fare un video con voi su un argomento secondo me importante. Però prima di iniziare vi dico che nel video precedente ho fatto lo styling senza Denman. Dopo 7 mesi che ho comprato la Denman, l'ho usata ogni volta, ho deciso di provare a fare senza. Vi lascio qui giù quel video se non l'avete visto, è comunque un esperimento carino che ho voluto condividere con voi. Oggi però voglio fare un video un po' più parlato, voglio chiacchierare insieme a voi riguardo un argomento secondo me fondamentale per tutti, diciamo così, sia per chi sta intraprendendo il Curvical Method, sia magari per chi non segue il Curvical Method, sia per chi lo segue da un po'. È una cosa su cui io vi invito a riflettere perché secondo me è importante. Quest'idea mi è venuta dopo il commento di una ragazza sotto uno dei miei video, ecco, in cui mi ha detto: Marta, secondo te io ora ho comprato questo, faccio bene ad utilizzare tutte queste cose? Ci sono dei prodotti, o meglio delle tipologie di prodotto, che io posso evitare, quindi saltare dei passaggi? In che modo mi posso personalizzare la mia routine? E quindi oggi voglio parlare un po' di questo. Questi sono i miei pensieri, quello che io penso, e voglio condividere con voi, ovviamente per invitarvi, incentivarvi, ecco, a sviluppare voi stessi delle idee proprie riguardo questi argomenti. Non voglio che iniziate a pensare tutto come me o tutto come altre persone, eccetera eccetera. Voglio spingervi a pensare bene con la vostra testa, ma ora vi dico tutto dall'inizio. Allora, voi sapete che io seguo il Curvical Method dal gennaio 2020 e vi ho fatto anche un video che si intitola "Questi sono tutti i miei prodotti che ho scelto per il Curvical Method", ve lo lascio qui giù se non l'avete visto, vabbè, se vi interessa. E poi successivamente ho introdotto altri prodotti all'interno della mia collezione di prodotti, appunto, per il Curvical Method. Ho comprato quindi questi prodotti perché appunto erano tutti quelli che la maggior parte delle persone consigliava, e quindi anche io non ne sapevo nulla, ho detto va, bisogna comprare queste cose qui, compriamo e via. Cosa giustissima, perché ovviamente ci si affida a chi ha più esperienza nel campo, però poi a mano si devono sviluppare idee proprie. Dopo un po', appunto, ho aggiunto degli altri prodotti, però sono arrivata ad un punto che non sto più tanto aggiungendo prodotti, o meglio aggiungendo tipologie di prodotti, ma al contrario sto riducendo. Che significa tipologie di prodotti e prodotti? Io sto continuando a comprare prodotti come ad esempio il gel, perché i gel mi piacciono, ma smetto di comprare tipologie di prodotti diversi, come ad esempio crema, olio, gel, leave-in, eccetera eccetera, ok? I prodotti li compro comunque, ma sempre di una stessa tipologia. Ho iniziato quindi ad utilizzare questi prodotti, ma sono arrivata a delle conclusioni. Tutti i prodotti che io uso in questo periodo sono fondamentalmente 4, cioè il co-wash, il balsamo, la maschera e il gel. In realtà il co-wash non l'ho ancora mai alternato ad uno shampoo purificante, perché non ne sto ancora sentendo il bisogno, mi trovo strabene, e quindi quando sentirò che c'è qualcosa che non va inizio a lavare con lo shampoo purificante. All'inizio io utilizzavo uno shampoo delicato, poi in realtà mi sono anche un po' confusa perché avevo comprato uno shampoo purificante pensando fosse uno shampoo delicato. Non è ben chiara questa distinzione, soprattutto nei siti. Vi consiglio comunque, se siete inesperte, sul sito Curly Selection, mi pare, c'è proprio una sezione low poo, shampoo purificante, co-wash, quindi sono tutti ben divisi, perché di solito non c'è scritto quasi mai, diciamo così, nella confezione, o
è facile sbagliarsi. Infatti all'inizio avevo fatto un casino. Poi ho capito che lo shampoo purificante deve essere alternato alla tipologia di prodotto che noi vogliamo utilizzare per lavare i capelli. Vogliamo utilizzare uno shampoo delicato? Ok, usiamo uno shampoo delicato e ogni tot di tempo, scegliete voi, utilizzate lo shampoo purificante. È una cosa che dovete capire voi, ecco, ogni quanto alternare. Così come per il co-wash, volete lavare con il co-wash, alternate ogni tot uno shampoo purificante. Perché alcune ancora si sbagliano con queste tipologie di shampoo, quale devo utilizzare? È facile, sceglietene uno, shampoo delicato o co-wash, che è un balsamo lavante. Qualunque scelta voi prendiate, dovete comunque poi ogni tot utilizzare uno shampoo purificante. A parte questo, che fa più parte del Curly Girl Method, cercate sempre di pensare di testa vostra. Che cosa significa? Significa che tutte dicono che bisogna utilizzare questo leave-in, crema, gel, ok, e va bene, ci sta tutto. Però prima di fare delle routine vostre, prima di dire ok, utilizzo questo, vi chiedete il motivo per cui lo fate? Oppure lo fate perché si deve fare per forza? Cercate sempre di chiedervi perché devo utilizzarlo. Il fatto di utilizzarlo mi porta davvero dei benefici, altrimenti non lo uso più questo prodotto. Tutti i prodotti, quelli consigliati dal Curly Girl Method, possono essere, diciamo così, quasi tutti combinati in modo diverso. Uno può essere sostituito con l'altro. Vi faccio un esempio pratico. Volete usare il co-wash? Volete poi usare il balsamo perché sentite che non vi basta il co-wash per districare bene? Utilizzatelo. Volete non utilizzare il balsamo e passare direttamente alla maschera? Fatelo, perché magari voi con il co-wash riuscite a pettinare, a districare e poi idratate bene con la maschera, ok? Volete utilizzare comunque entrambi, balsamo e maschera? Fatelo. Volete utilizzare un leave-in, un prodotto ulteriormente idratante da mettere dopo aver lavato? Fatelo. Volete non metterlo? Non mettetelo. Cioè, questo per dirvi che si può personalizzare. Non ci sono delle regole su questo aspetto così tanto rigide da dire no, per forza, questo, no, non è così. Però vi faccio un esempio. Io all'inizio mettevo sempre perché così facevano tutte, così mi avevano consigliato e quindi ho detto ok, facciamolo. Mettevo sempre, dopo aver lavato, dopo aver fatto tutto, prima del prodotto styling, un leave-in. Il leave-in che cos'è? È appunto un balsamo che ha la sola funzione di idratare, tenere il capello idratato più a lungo. Non basta da solo, di solito, come prodotto styling, perché non dà tenuta. Oltre a questo, poi si vanno ad aggiungere prodotti per tenere bene i ricci, come gel, spume, creme, eccetera. Io facevo così quando ad un certo punto mi sono accorta che non utilizzandolo non vedevo nessuna grande differenza, anzi, a volte i capelli erano ancora più belli e leggeri. Allora ho detto, bah, questo leave-in a che serve? Per tenere i capelli più idratati, per idratare di più. Ma effettivamente i miei capelli hanno bisogno di questo? Perché voi dovete anche farvi queste domande, ok? Non comprare così perché quello che fanno tutte dovete fare anche voi. Il mio tipo di capello non è rovinato, non è secco di natura, comunque non secchi, io non ho bisogno di questo, come magari può avere una ragazza che ha dei capelli molto più ricci e più appunto crespi, secchi di me. Io non ho questo problema, infatti i miei capelli raramente sono crespi, danno questo aspetto un po' crespino solo giorni successivi al lavaggio, tipo il terzo giorno, mi sembrano un po' più crespini così, ma appunto perché il giorno 4 mi pare, non lo so, 5 forse. Se io non ho bisogno di questo, non c'è bisogno di utilizzare prodotti di questo tipo. Infatti il leave-in è un prodotto che io ho eliminato, i miei capelli stanno benissimo, nessuno mi ha denunciato per aver eliminato il leave-in dai miei capelli. Mi hanno scritto anche ragazze dicendomi, Marta, anch'io non utilizzo più il leave-in perché ogni volta che lo utilizzavo i miei capelli si appesantivano un po'. Ed è proprio questo quello che succede. Questa è una cosa che vi ho detto qualche tempo fa, il fatto di tenere la maschera in posa
per più tempo rispetto ai 3 minuti che sono sulla confezione. Io l'ho provato a fare una volta e mi sono trovata benissimo. Ho lasciato in posa la maschera per 15 minuti, ricci stupendi, molto più elastici, top. Ho iniziato a farlo ad ogni lavaggio, ragazzi, i capelli non si arricciavano bene. Perché? Perché i capelli si sono andati ad idratare troppo, e anche idratare troppo a volte può portare ad un brutto risultato. Può capitare che, ok, la maschera in balsamo, maschera in posa per un'ora, leave-in, tanto leave-in, quindi andiamo a idratare, e il capello che cosa fa? Diventa troppo morbido e tende a scendere appesantito. Questo succede. Una volta ho visto il video di una ragazza, mi ha troppo colpito, parlava appunto di questo fatto dell'idratazione dei capelli e diceva: avete presente quando voi fate la doccia, magari state 2 ore, come diventano le vostre mani? Tutte le dita, tutte rugose. Quindi questo che cosa fa pensare? Che come il fatto di idratare tanto per tanto tempo può avere un risultato, ovviamente delle conseguenze sulla pelle, ce l'ha anche sui capelli. Questa era una cosa troppo curiosa, insomma, mi ha colpito questa cosa qui. E in effetti è proprio così. Quindi, se i capelli vostri non hanno bisogno, ad esempio il leave-in, non lo mettete. Io non lo metto più, è una cosa che ho eliminato. E non fatelo perché lo fanno tutte. Se i vostri capelli sono secchi, tendono ad incresparsi, ok, top, vi va benissimo. Se ce li avete come i miei, evitate semplicemente. Anche per quanto riguarda il fatto dei prodotti styling, non è che perché lo fanno tutte e allora dobbiamo fare delle combo, per forza. Allora, prima gel, crema, poi metto l'olio. Però aspetta, la prossima volta provo spuma, gel, cioè ragazze, quello che vi voglio dire è questo. Io, sarà anche per la mia tipologia di capello, cerco ora come ora di ridurre il più possibile, ecco. Cioè, per quanto riguarda anche i prodotti styling, utilizzo solo un gel. Cioè, chi lo dice che non si può avere un bel risultato solo con un gel? Io, dopo aver tolto la maschera, vado solo con il gel e asciugo. Fantastico. Sinceramente credo che sia meglio, cioè per tutti, penso, anche per il portafoglio. Cioè, vi spiego, se il fatto di fare combo vi porta dei buoni risultati migliori di quelli che voi avreste solo con un gel, allora ok, alzo le mani. Ma se vedete che utilizzate un gel e i capelli sono stupendi allo stesso modo, qual è il bisogno di fare per forza le combo? Cioè, non date per scontato che quello che si fa, che fanno tutte, deve essere fatto per forza. Mi piace utilizzare pochi prodotti, ma è anche una cosa mia, ecco. Anche per quanto riguarda il tempo di fare tutto, un conto è se voi mettete 4 prodotti, un conto è se voi ne mettete 10. Ci vuole anche tempo, e quindi fate sempre tutto con la vostra testa e non date per scontato queste cose qui che dicono tutte, ok? Non bisogna fare combinazioni pazzesche, 2 gel, 3 gel, cioè capite ragazze che cosa voglio dire? Può anche essere bello il risultato, ma non date per scontato che tutto debba essere così difficile e lungo per forza. Anche per quanto riguarda il balsamo, ragazze, io utilizzo, vi ho detto ora, il co-wash, il balsamo, la maschera e il gel. Cerco di utilizzare un solo prodotto styling, mi trovo bene. Io potrei addirittura evitare il balsamo, quindi utilizzare il co-wash, la maschera e il gel. Perché utilizzo un balsamo? Utilizzo il balsamo oltre al co-wash perché io potrei utilizzare il co-wash, che è comunque un balsamo, per tutta la testa, cioè lavare, poi stenderlo anche giù sulle lunghezze, pettinare, perché comunque è un balsamo, e poi sciacquare tutto e mettere maschera e via. Perché non faccio questo? Perché il mio co-wash costa circa 8 euro, quindi il doppio del balsamo normale che uso io di Garnier. Utilizzo il co-wash solo per lavare la cute, perché costa anche un po' di più. Mi dispiace
metterne un quintale per pettinarli anche, ok? Quindi metto bene sulla cute il co-wash, faccio un bel massaggio così, un pochino lo stendo così sulle lunghezze, ci passo l'acqua sopra, continuo. Eccomi qui ragazzi, scusate, ho legato perché stavo morendo di caldo. Utilizzo questo co-wash, poi lo sciacquo, quindi lo tolgo, vado a prendere un balsamo differente quindi dal co-wash, nel mio caso Garnier Aloe Vera Hair Food, che mi piace molto, e lo vado a passare sulle lunghezze pettinando con la Tangle Teaser, ok? A testa in giù, e poi vado ad utilizzare maschera per circa 3 minuti, poi sciacquo tutto e vado a fare lo styling. Quindi io utilizzo un balsamo per districare, diverso dal co-wash, ma potrei utilizzare anche il co-wash stesso e quindi ridurre il tutto a 3 prodotti. Non lo faccio semplicemente perché mi dispiace utilizzare il co-wash, che costa molto di più del balsamo di Hair Food, insomma, utilizzarlo per tutti i capelli che sono molto lunghi e andarlo, diciamo così, a sprecare. Lo considero come uno spreco, ok? Quindi lo uso principalmente per lavare, lo tolgo e utilizzo il balsamo a parte per districare. Ma volendo, ve l'ho appena detto, potreste utilizzare anche il co-wash stesso, perché oltre a lavare, è un balsamo lavante, lava, ma al tempo stesso riesce a districare bene perché è un vero e proprio balsamo, ok? Ragazzi, tutto questo piccolo discorso comunque per dirvi che personalizzate la vostra routine in base alle vostre esigenze. Capite bene di cosa hanno bisogno i vostri capelli e comprate di conseguenza i prodotti. Vi consiglio di iniziare comunque dal numero minimo di prodotti che bisogna utilizzare, in questo caso co-wash, maschera e prodotto styling, e a mano andate ad aggiungere per vedere se effettivamente c'è bisogno di farlo, se ci sono differenze oppure no, differenze nel risultato che voi avete. Se comunque utilizzate questi 3 prodotti, vedete che i vostri capelli sono sempre un po' crespi, sempre un po' secchini, probabilmente, ecco, hanno bisogno di un prodotto in più, come può essere un leave-in, e quindi lo aggiungete. Partite sempre dal minimo per poi salire. La routine giusta non è la routine di Marta, non è la routine di Genoveffa, di Clara, Clara Mille, chi volete voi, che nomi sono non lo so, però ricordatevi che la routine giusta è quella che su di voi va bene, che su di voi vi dà dei buoni risultati. Quindi ragazzi, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Vorrei anche parlare della transizione, magari nel prossimo video parlato vediamo un po' di fare un video del genere, perché volevo dirvi 2-3 cosette al riguardo. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto in altri video. Ciao!